Benvenuti amici di Milan Channel, cari abbonati, tifosi rossoneri. Improvvisamente nel cuore di quest'estate siamo stati raggiunti da una notizia. Una notizia legata alla vita più che al calcio. Una notizia di una vita che ci lasciava, una notizia non di mercato, non delle solite cose del calcio. Una notizia che riguardava una parte della nostra anima, una parte della nostra storia, una parte del nostro cuore. Chi indossa per periodi lunghi o meno lunghi la fascia di capitano del Milan e gioca con la nostra maglia per 11 anni in prima squadra, vuol dire che ha percorso al nostro fianco rappresentandoci un lunghissimo tratto del cammino. E Aldo Maldera certamente è stato uno degli interpreti più importanti, più veri, più autentici della storia rossonera, dell'anima rossonera, del modo che ha il tifoso milanista di fondersi in tutto lo stadio e di vivere le partite della propria squadra. Noi di Aldo Maldera III, cui avevamo dedicato una edizione di terza pagina, un'edizione di emozioni proprio pochi mesi fa, per parlare di Maldera III abbiamo con noi Attilio Maldera, Maldera II. Attilio, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere venuto grazie a voi. Qui a trovarci. Per parlare di Aldo, per parlare di tuo fratello, per parlare di una persona che già mancano i milanisti, che manca sicuramente moltissimo la famiglia alla quale ci siamo stretti immediatamente. Io vorrei farlo rivivere, Aldo, in questa trasmissione. Anch'io. Perché è giusto così, perché alla fine ci ha rappresentati così tanto e così bene che è giusto partire dalla vita di Aldo Maldera più che naturalmente dalla notizia della sua scomparsa. Un nostro amico, un nostro collega del Corriere della Sera, Antonio Cariotti, ci ha inviato questa sua memoria di Aldo, che volevo iniziare a proporti, Attilio, e iniziare a commentarla. Terzino per mestiere, bomber per passione. Segnò ben 9 reti nel Milan che conquistò la stella nel 78-79, ma il nome di Aldo Maldera, mancato troppo presto ai suoi cari, in me rievoca altri 2 gol, segnati nei momenti più difficili del diavolo, perché lui, quando il buio si faceva fitto, era sempre l'ultimo ad arrendersi. Estate 1977, dopo una stagione disastrosa in cui ha sfiorato la retrocessione, il Milan ha una possibilità di riscatto, la finale di Coppa Italia, ma davanti a un'Inter aggressiva che domina nella prima mezz'ora. Nel secondo tempo Rivera batte una punizione dal limite, la sua palla morbida spiova in area e dal nulla, girando i difensori, arriva Maldera e trafigge Bordon. Finirà 2-0, quarta Coppa Italia rossonera. Primavera 1982, questa volta la retrocessione arriva ed è la seconda, ma nelle ultime 5 giornate il Milan lotta disperatamente e sfiora la salvezza. Dopo aver segnato uno splendido gol a Marassi contro il Genoa, Maldera si ripete a San Siro, batte il portiere dell'Avellino con una spettacolare rovesciata, un gesto da goleador puro. Quanti terzini nella storia del calcio avranno realizzato reti così? Proseguiamo. Poi corre verso la cancellata che separa il campo dagli spalti e si arrampica per raccogliere l'abbraccio dei tifosi, uno dei pochi momenti di gioia in una stagione maledetta. Solo la sfortuna lo ferma. 2 settimane dopo, contro il Toro, colpisce la traversa. Se quella palla fosse entrata, il Milan avrebbe evitato la B. Hai segnato tanti altri importantissimi gol, caro Aldo, anche se di mestiere facevi il difensore. Hai vinto lo scudetto anche con la Roma del maestro Nils Liedholm, ma io ti ricorderò sempre così, aggrappato alla cancellata, in uno stadio pieno, nonostante le sofferenze di quella brutta annata, simbolo intrepido di un diavolo che poteva spezzare, ma che non si piegava mai. Era un po' questo Aldo, Attilio, no? Lui è stato una bandiera del Milan, una bandiera come Rivera, come tanti altri campioni, una bandiera di quelle vere. Ma penso proprio di sì. Tanto volevo fare una precisazione: noi credo che abbiamo un record, in quanto parlo anche a nome di Gino, noi che facciamo parte della famiglia Milan sono oltre 50 anni, 50 anni. E chi ci ha rappresentato in maniera più efficace è stato sicuramente l'Aldo. Noi siamo una famiglia di milanisti e abbiamo il sangue rosso-nero, ecco, veramente. Noi siamo così, la classica famiglia venuta dal sud, no? E dove io e mio fratello Gino, lui il maggiore e io il secondo, siamo nati in Puglia, Corato, provincia di Bari, mentre Aldo è nato a Milano, proprio milanese, poi abbiamo altre 2 sorelle. E niente, si giocava nei campetti di Cusano Milanino, all'epoca non c'erano scuole calcio e si giocava proprio così. Un certo signor Crippa vide mio fratello Gino, lo portò in prova il Milan, la stessa cosa fu con me e a ruota venne Aldo. Io ricordo bene Aldo, da piccolo non aveva un gran fisico, era molto esile, aveva 2 sedani al posto delle gambe, però credimi, aveva sto vizio di fare sempre gol.
lui faceva sempre, sempre gol. Tra l'altro, esempio, il torneo di Viareggio con 2 anni meno, capocannoniere. E mi ricordo che nei campetti all'epoca lo portavano a giocare coi grandi, 3, 4, perché prima non c'era l'età, e faceva sempre gol, giocava alla sinistra. E devo dire la verità, il Milan non era molto convinto di prenderlo, perché non era fisicamente granché. Però c'era mio fratello Gino, c'ero io, però lo voleva l'Inter, il Milan è saltato poi, cioè non è che non lo volesse, era piccolino ancora, e niente, ho incominciato a questa trafila nel settore giovanile, e dove si è sempre veramente distinto, proprio non giocava attaccante. Poi pian pianino lo hanno retrocesso da mediano, più che mediano sinistro, e finché è diventato terzino sinistro. Volevo precisare che lui ha esordito al posto di Rivera a Mantova in Serie A da mezzala. E che maglia aveva quel giorno? Numero 10. Quindi lui esordito, mi ricordo, un Mantova-Milan 0-0 nel 71-72, partita di ritorno, con la maglia numero 10. C'erano tanti infortuni quella domenica. Esatto, sì. E lo fece esordire Rocco, che anch'io ho avuto, un grande allenatore. Mi piace ricordare una cosa di Rocco, perché Rocco aveva, Gino già giocava, io anche, perché anche io facevo parte della De Martino, facevo parte della prima squadra, vabbè, però sto ragazzo aveva qualcosa di diverso, e questa è una cosa vera che non ho mai detta a nessuno. Rocco disse: ciao Mona, voglio conoscere i tuoi genitori. Pensate a quei tempi. Lui conobbe mia mamma e mio papà, che non sapevano nulla di calcio perché erano presi da ben altro, e lui dopo lo riprese e disse: ciò, ti tenga una famiglia a modo per bene, non sta a rompere, no? E pensa a giocare, perché praticamente gli ha fatto capire: tu sei anche coperto bene alle spalle, hai una famiglia. Aveva 17 anni Aldo, no? 17 anni. Lui è esordito in Serie A, quanti anni? 17 anni. 17 anni, no? E gli ha detto, praticamente gli ha fatto capire: hai una bella famiglia alle spalle, a modo, non sta a rompere, concentrati che potrai vivere di calcio. Però Aldo era uno di quei giocatori silenziosi, umili, modesti, che sembravano fatti apposta per piacere al Panon Rocco, no? Sì, lui era uno che, a parte che viveva di calcio, perché la sua vita era il calcio, aveva come due personalità, una in campo dove era molto aggressivo, tenace, mentre nella vita privata era tranquillo, calmo, umile, schivo, addirittura quando lo intervistavano cercava di evitare, però in campo si trasformava, una cosa, non so come mai, aveva questa doppia, chiamiamola, doppia faccia, ecco. Ecco, Aldo aveva esordito con noi nel 72 e poi fa qualche partita a Bologna. Sì, lui il periodo militare fu dato in prestito al Bologna, e dove aveva giocato, adesso non ricordo bene il numero, però faceva parte della prima squadra, proprio con Bulgarelli. Ecco, tenete presente che all'epoca far parte di questi grandi club era molto difficile, perché il numero dei giocatori nella rosa era molto ridotto. Si parlava di 18-20, oggi invece le rose sono di 30, ovviamente c'è maggior spazio. E niente, lui poi tornò da Bologna, però aveva già esordito in Serie A. Poi dopo la Fatal Verona del Milan, dopo il maggio, sì, 1973, Aldo torna al Milan, sì, in un Milan che deve ricostruirsi, in un Milan che trovava qualche difficoltà, però Aldo è riuscito ugualmente, anche se da ragazzo, anche se da giovane, a dare una mano, perché spesso nelle annate difficili delle grandi squadre è difficile imporsi, no? Invece Aldo è riuscito fin dal 73-74 a iniziare un'avventura che lo ha portato, lui, secondo me, ad altissimi livelli. All'insaputa era un giocatore molto moderno. Penso che Aldo, se giocasse oggi, pur sapendo che è difficile fare i confronti, ma sarebbe un giocatore molto attuale, perché giocava già a zona, aveva questi tempi nello smarcamento, sapeva raddoppiare, ma senza che forse lui se ne accorgesse più di tanto. E poi era uno che dava tutto, e poi la cosa veramente forte che lui aveva era nella vita privata, perché lui nella vita privata, cioè lui la partita dura 90 minuti, ma per lui durava dal lunedì alla domenica, insomma, perché si curava in tutto per tutto, lui ha dato, quindi, riposo, attenzione. Lui ha provato un anno, credo, non so se era quello della Stella, aveva un mignolo rotto,
del piede sinistro, e ogni partita gli facevano una puntura per farlo giocare, perché era un momento che... Quindi ha fatto il campionato della Stella con un mignolo rotto, Aldo? Sì, sì. Quasi 5 mesi. Però è stato un campionato in cui, qui vediamo proprio un gol di quell'anno della Stella, Vicenza, 78-79, un anno in cui ha fatto 9 gol importanti, ricordo un gol meraviglioso ad Ascoli con la palla all'incrocio dei pali. Molto bello. Poi mi pare che i 9 gol furono fatti con un campionato con squadre minori. 16 squadre. Che li annullarono, se non erano, non so se poi un gol a Pescara anche. E quindi insomma potevano, dici tu, era un giocatore aggressivo dotato di un bel piede e insomma lo servivano campioni come Capello, come Rivera, come Bigoni, insomma voglio dire era un giocatore mandato in gol da grandi campioni, stimato da grandi campioni. Ma, insomma io penso che un giocatore veramente utile a una squadra è colui che sa mettere in difficoltà gli avversari e aiuta i compagni. Ecco, lui aveva questo tipo di caratteristica, aiutava un po' tutti, ma nello stesso tempo ti metteva in difficoltà, ti faceva male, anche se non faceva gol, perché era sempre lì che rompeva proprio un martello. Ecco, su chi era Aldo Maldera si è intrattenuto proprio nel giorno in cui realizziamo questa registrazione con Attilio Alberto Cerruti, storico giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha seguito per tanti anni il Milan. Nella sua rubrica Tempi supplementari riceve una lettera da parte di un lettore di Latina che scrive: vorrei chiederle se ha un ricordo particolare del compianto Aldo Maldera, sono giovane e di lui so soltanto che era un grande terzino che cercava la porta. Risponde Cerruti: Maldera era un terzino goleador, giocava a sinistra e fu un uomo chiave dello scudetto della Stella del Milan nel 79 e in quello della Roma nel 1983, ma il ricordo più bello fra i tanti che ho di lui risale al 23 gennaio di 10 anni fa, quando mi telefonò entusiasta per dirmi che era nata Matilde, la sua terza figlia, e oggi il mio pensiero va a lei, rimasta così piccola senza il suo grande papà, buono, umile e generoso. E insomma credo, Attilio, che il fatto che Aldo abbia telefonato 10 anni fa ad Alberto Cerruti dimostra una volta di più quanto Aldo fosse rimasto sempre milanista. Sì, no? Sì. Perché Aldo è stato così tanto da noi, la famiglia Maldera è una famiglia rossonera, per cui è vero, immagino di una sua simpatia per la Roma negli ultimi anni della sua carriera e poi nel prosieguo della sua vita, però Aldo è rimasto per sempre legato al Milan e a Milano e a tutte le cose che ha vissuto qui, no? Sicuramente, lui ha sposato poi la signora Alessandra che è romana, di conseguenza è andata a vivere, però il suo cuore era a Milano, proprio non solo come famiglia ma proprio come società, come squadra, insomma, il rosso-nero l'abbiamo un po' tutti nel sangue, dico la verità. Ecco Attilio, io credo che Aldo abbia forse affrettato la fine della carriera di un certo Sandro Mazzola, no? Perché all'epoca, soprattutto nelle grandi partite, c'erano le marcature, e le marcature erano obbligate, no? Sì, si sapeva già prima della partita, non so se c'era Milan-Juve, sapevi che Furino marcava Rivera. E per alcuni anni, se c'era il derby, sapevi che Bedin marcava Rivera, poi invece Rivera l'ha preso Riali. Se c'era il derby, invece, dall'altra parte, sapevi prima che Rosato marcava Mazzola. Sì. Quando poi ha smesso Roberto Rosato con il Milan, è passato Aldo su Mazzola. Sì, esatto. E insomma, per Mazzola era una bella asfissia. Infatti, quel gol, no? Della finale Coppa Italia, lui marcava Mazzola. Ecco, quindi credo insomma che avere questo giocatore pieno fisicamente come Aldo addosso per Mazzola non deve essere stato semplice. Noi siamo andati sulla rete a cercare uno splendido lavoro di Beppe Viola, grande giornalista che seguiva il Milan, ricordo. Immagino che Beppe e Aldo lassù stiano parlando dello scudetto della Stella, già li sento che chiacchierano. E Beppe Viola era a San Siro quel 3 luglio 1977, finale di Coppa Italia, tutta milanese, giocavano a Roma all'epoca le finali di Coppa Italia, però siccome si erano qualificate Milan e Inter si è deciso di farla a Milano. E finale di Coppa Italia, primo tempo 0-0 e nell'intervallo Beppe Viola inizia a presentare il secondo tempo, vediamo. La partita sta per riprendere, i giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, ecco l'arbitro Gussoni, e vorremmo sentire rapidamente da qualcuno le ultime previsioni a 45 minuti dalla conclusione. Braglia, si concluderà in questi 45 minuti o bisognerà aspettare i supplementari secondo lei? Ma non saprei, ma non so. Ecco.
Ecco, i giocatori che stanno rientrando, Bordon è stato particolarmente impegnato nel primo tempo? Beh, insomma, sono stati impegnati ugualmente io e Bertosi in due circostanze, comunque non era parata difficile. Arriveranno i rigori supplementari, cosa prevede? Ma io spero di no, spero che la nostra squadra riesca a far gol. Tocca a lui. Ecco, vedete che il rientro si è concluso a Turone, è stato difficile fino adesso o no? Abbastanza, ma anche per loro però. Passo senz'altro la linea a Nando Martellini. Il secondo tempo sta per iniziare, giocherà il Milan a destra dei nostri teleschermi. Grazie Beppe, abbiamo sentito che i giocatori non si pronunciano circa gli eventuali supplementari, ma abbiamo l'impressione, da quanto abbiamo visto nel primo tempo, che oltre a temersi reciprocamente le due squadre, come abbiamo sentito dire da Rocco, ci sia anche un timore da tutte e due le parti di arrivare a questi famosi supplementari. Siamo al termine di una stagione logorante, questa sera fa molto caldo, evidentemente i 30 minuti di aggiunta non sarebbero poi molto graditi da parte dei 22 giocatori in campo. Ricordiamo intanto che il Milan ha già effettuato una delle due sostituzioni, mandando in campo dopo un quarto d'ora il suo numero 13 Boldini al posto di Morini, che si è ferito in uno scontro con un avversario. L'arbitro, che è Gussoni di Tradate, anche lui quasi di casa, sta per dare il via al secondo tempo. Batte il calcio d'inizio nel secondo tempo il Milan. Calloni e Rivera sono sul pallone. Ecco iniziato il secondo tempo, 0-0 fra le due squadre milanesi all'inizio del secondo tempo della finale di Coppa Italia 1976-77. L'attacco è di Maldera, ha rovesciato Calloni, è uscito Oriali, poi ha rovesciato la palla Marini. Ecco Merlo, che aveva scambiato con Pavone, poi Anastasi, il colpo di destra di Anastasi fa giungere la palla a Fedele. È stato più corali d'attacco, le difese non vengono mai sguarnite, le due squadre si temono più di quanto non pensino di attaccarsi. Ora c'è stato un pallo di Gasparini su Calloni, conseguente calcio di punizione in favore del Milan. È il 19° della ripresa. Vediamo come Rivera intende sfruttare questo calcio di punizione. Ecco la palla in aria, Maldera, gol! Andiamo in vantaggio con Maldera. È il 19° minuto del secondo tempo, rivediamo l'azione. Il calcio di punizione di Rivera, lo scatto di Maldera, che alla spalle del difensore, vedete, riesce a toccare la palla e mandarla alle spalle di Bordone. 19° minuto del secondo tempo, Milan 1, Inter 0, ha segnato Maldera. Vediamo ancora, ecco il regista Nicastro che si manda ancora una volta l'azione di questo gol che sblocca il risultato e porta il Milan in vantaggio. Ecco, poi il Milan vincerà 2-0 perché segnerà anche Giorgio Braglia, che è splendido, Beppe Viola che lo ferma, gli fa tutta una domanda, ma allora secondo ma guarda, non saprei, cose che potevano succedere nel 77. Io ero dietro la porta con mio papà perché mio papà non andava mai in tribuna. Nella porta dove ha segnato Aldo? Sì, combinazione, andavamo sempre dietro con la porta perché era schivo anche mio padre, non gli piaceva farsi notare, e lo ricordo bene proprio. Ecco, l'azione l'abbiamo vista e rivista e devo dire che è clamoroso il modo in cui Rivera lo vede senza guardarlo. Rivera ha la testa verso Maldera che si muove, no? Sì. E poi senza guardarlo gli mette un pallone veramente splendido, poi Aldo è bravissimo ad andare in spaccata e battere Bordon, ma anche la maniera in cui gli mette il pallone Rivera è... Ma io credo che chi... Cioè, solitamente uno si smarca quando la palla il compagno è in grado di dargliela, però credo che chi ha fiuto del gol non fa questo ragionamento, perché quando io vado per farmi dare la palla molto probabilmente potrebbe capirlo anche il difensore. Evidentemente tra loro due c'era Aldo, dice io vado,
e questo se me la dà, e questo gliela dava. E l'altro faceva lo stesso ragionamento: io gliela do anche se non lo vedo, perché c'è questa combina, diciamo, che sono gli uomini gol, hanno questo tipo di ragionamento. Certo. E devo dire che questo è un bel gol, perché oltretutto si trova in mezzo a tre avversari, perché sono due difensori più il portiere, e lui si inserisce tra i tre con dei tempi. Ma Aldo, secondo me, non tanto col pallone, ma a livello di smarcamento, era molto bravo, sì. Aveva questi tempi giusti, insomma. E insomma, in questa partita lo abbiamo visto nettamente, poi segnerà il 2-0 Braglia, il Milan vincerà la Coppa Italia, Sandro Mazzola lascerà polemicamente il calcio, dirà dopo la partita, vuolsi così colà dove si può, no? Hanno voluto dare la Coppa Italia, sì, al, sì, Milan, in realtà insomma un 2-0 sostanzialmente indiscutibile. Il Milan veniva da un'annata brutta in cui si era, sì, salvato all'ultima giornata, sì, sì, sì. Però la squadra, il favorito era l'Inter, però la squadra aveva fatto una grande Coppa Italia, cioè la squadra si era tolta dalla testa il problema della retrocessione, mm-hmm, e si è sbloccata e ha fatto una splendida Coppa Italia. Ricordo che battemmo 5-0 il Bologna, esatto, sì, insomma, sì, vincemmo tante partite. E poi la finale, il 3 luglio, si giocava a luglio, cioè il 3 luglio, adesso il 3 luglio vai in ritiro della nuova stagione. All'epoca dovevi ancora finire la vecchia stagione. È vero, è vero. No? E niente, Aldo era questo, insomma, era... Così io lo ricordo come un grande atleta, davvero, un proprio atleta, e poi era anche abile nel marcamento, perché Aldo aveva, ad esempio, la scivolata, che era un suo dono, una delle sue. Ecco, tu prima ci parlavi, Attilio, dei prati di Cusano Milanino, sì, ma l'ha imparata lì, la scivolata, l'ha affinata lì, imitava qualcuno, perché noi ragazzi imitavamo Aldo Maldera, no? Esatto, andare in scivolata, ma lui chi imitava? Ti dico, ma forse Schnellinger? Forse Schnellinger, perché forse... noi ti dico che nel gesto tecnico, quando insegniamo Coverciano, insegniamo anche il contrasto in scivolata, però devo dire che pochissimi sanno insegnarlo, pochi, è una cosa secondo me innata, insomma. Ecco, quindi insomma è qualcosa che lui ha sempre avuto, sì, nelle, sì, corde. Sì, esatto, sì, che sa lì, perché la scivolata ha una capacità di lettura anche. Ecco, Attilio, poi io ricordo che dopo questa finale di Coppa Italia arriva l'idol Malmilan. Sì, grande. Che evidentemente trova in Aldo Maldera un punto di forza della squadra. Il Milan nella stagione 77-78 nel girone d'andata lotta per lo scudetto, poi, sì, cala. Però ci sono già i prodromi della squadra importanti. Alla fine di quel campionato Aldo va unico rossonero, credo, nazionale. In nazionale, Collovati infatti poi venne dopo, esatto, non c'era ancora Collovati in Argentina, quindi unico rossonero Aldo va ai mondiali d'Argentina 78, esatto, e parte titolare, sì, era lui il titolare, lui... Ma lui ha fatto prima gli europei anche. Gli europei dell'80, gli europei del... Sì, prima dei mondiali aveva fatto gli europei. Nel 76, quindi, certo. Sì, sì. Ecco, poi siamo nel 78 mondiali d'Argentina, poi lui farà anche gli europei dell'80, esatto, qui in Italia. Però nel 78 lui è titolare con Berzotti, il primo mondiale di Berzotti, esatto, sulla fascia sinistra, e Graziani è il centravanti titolare. Perfetto, bravo. Poi in un amichevole prima dell'inizio scoppiano Rossi e Cabrini, e Aldo ne fa un po' le spese. Sì. Avete mai parlato di quel mondiale, no, lui, d'Argentina? Beh, lì c'era anche il blocco della Juventus, che forse era anche giusto, perché erano 6-7 giocatori, se non ricordo, della, era un blocco. E niente, devo dire che Cabrini è stato anche lui un grandissimo giocatore, anche se, malgrado secondo me fossero due terzini sinistri, ma con caratteristiche completamente diverse. Cabrini era un giocatore molto abile con la palla al piede, mentre Aldo aveva questi inserimenti senza palla, e niente, però lui fu contento lo stesso, perché poi alla fine comunque ha giocato la semifinale. Lui ha giocato la finale, terzo e quarto posto. E marcava Zico. Col Brasile. Giocava da mediano, è stata, penso, una bella... Ecco, io credo che quella finale, terzo e quarto posto, l'Italia aveva perso con l'Olanda 2-1, aveva sfiorato la finale, era probabilmente l'Italia la miglior squadra, sì, del Mondiale d'Argentina. E avrebbe poi raccolto i frutti di quanto seminato 4 anni dopo in Spagna. Però, ecco, dopo quella sconfitta con l'Olanda, nella finale terzo e quarto posto, Berzot premia, credo, Aldo per la sua serietà, sì, no? Sì. Per la compostezza con cui aveva saputo stare al suo posto, perché non è facile, insomma, tu arrivi titolare al mondiale, sull'ultima amichevole premondiale ti supera Cabrini. Però Aldo con la sua serietà è rimasto al suo posto, e credo che Berzot avesse voluto premiarlo, sì, no? Sì, l'ha premiato, perché anche Berzot era molto sensibile a queste...
a queste cose. Aldo è sempre stato al suo posto, non ha mai polemizzato anche quando non giocava, non... accettava le scelte, insomma, ecco. Diciamo che aveva un modo di fare che metteva in difficoltà l'allenatore, nel senso che come faccio a non premiare uno che dà tutto, è bravo, si impegna, però non ha mai fatto polemica. Ecco. Esatto, infatti mai. Non ricordo una sola intervista polemica di Aldo in tutta la sua... Lui ha sempre parlato bene di tutti e devo dire che ha avuto anche la grande fortuna di avere grandi allenatori, perché Lidon è stato un maestro non solo di calcio ma anche di vita, perché noi lo abbiamo conosciuto bene in famiglia, una grande persona. Veramente. Lidon che poi ha avuto Aldo sia al Milan che alla Roma, Sì, a Tiglio, poi ne parleremo. La Roma e aveva richiesto Aldo e Aldo era un momento così al Milan, non è che stesse andando neanche bene, andando a Roma gli è scattata di nuovo la molla e anche lì fece poi ne parleremo, perché vedevi prima nell'articolo del nostro collega Cariotti quanto noi avessimo apprezzato comunque quello che Aldo aveva cercato di fare per evitare la retrocessione del Milan. Sì. Quell'anno 81-82 c'era Baresi infortunato, è stato a lungo assente per la mononucleosi, c'era Collovati che era entrato in polemica con i tifosi e l'unica bandiera che era rimasta a trascinare la squadra con la fascia di capitano era proprio Aldo Maldera, che aveva quasi evitato la retrocessione al Milan, però poi purtroppo le cose sono andate come sono andate ed è iniziato un cambiamento all'interno del Milan con Buriani, con Antonelli, con Novellino, con tutti questi giocatori che hanno lasciato il Milan e poi è iniziata una nuova fase della carriera di Aldo. Ne parleremo fra poco con Attilio Maldera, Maldera II, il ricordo di Aldo qui a Terza Pagina. Rieccoci ancora in vostra compagnia, Terza Pagina, il ricordo di Aldo Maldera, è presente qui con noi e con voi suo fratello, Attilio Maldera, Maldera II, mentre naturalmente Gino Maldera è stato Maldera I, il capostipite della famiglia dei Maldera nel Milan Euromondiale di fine anni 60 con il Parón Rocco sia a Madrid contro l'Ajax che a Buenos Aires contro l'Estudiantes. E poi c'è una presenza dei Maldera ancora nel Milan prima squadra di oggi con Andrea, il figlio di Gino, nipote di Aldo, che fa l'assistente tecnico di Massimiliano Allegri e ne parleremo fra poco. Come ha vissuto Aldo gli anni bui del Milan? Le due retrocessioni, prima lo scandalo, poi ti ricordi qualche Attilio, qualche frase, qualche punto di vista di Aldo al centro di quegli anni duri? Ma lui aveva sofferto molto per l'anno dello scandalo, perché io penso che quando uno è abituato a dare tutto se stesso, si impegna anima e corpo, e poi per colpe non tue ti trovi a giocare dalla A alla B, però lui non ha fatto nessun dramma, si è rimesso in gioco, però insomma dà fastidio pagare per altri, insomma. Ecco, e questa però cosa non l'ha fatto mai pesare. Ecco, questa cosa dimostra Attilio quanto sia cambiato il calcio, perché all'epoca era normale per una bandiera rimanere con la sua squadra anche nella disavventura. Oggi se succede la stessa cosa, in Serie B cambia l'ingaggio, i diritti televisivi, allora lo faccio, non lo faccio, cioè dicevi prima però che per lui era un onore? No, per lui era un onore poter rappresentare ancora il Milan, come per dire non ha importanza, io lo aiuto a risalire, insomma, non badava molto a se stesso, ecco, ma è giusto che sia così, era legato proprio a questa maglia, non faceva una questione né di denaro né di il suo scopo era riportare insomma, insieme alla squadra, riportare il Milan in Serie A, ecco, non ha mai pensato a distrazioni, era dispiaciuto, disse io devo giocare in B, lo faccio volentieri, però mi sarebbe piaciuto giocare in B se avessi avuto delle colpe mie. Naturalmente. Ecco Attilio, io mentre tu parli mi vengono alla mente tanti ricordi di Aldo, ricordo anche Marchioro lo fece giocare all'inizio con la maglia numero 10, no? Sì. Nel 76-77, proprio all'inizio di quella stagione che poi ci portò alla Coppa Italia, Aldo giocava con la maglia numero 10. Allora, devo dire la verità, io Pippo Marchioro l'ho avuto allenatore, che l'ho visto poco tempo fa, perché io giocavo in Serie B in Alessandria e prima che Marchioro venisse al Milan lo avevo io. Il Kevin è il Milan, che aveva fatto bene Marchioro, e gli dico guarda che è un ottimo allenatore, così.
E io lo dico così, Aldo era molto legato a tutti, però si confidava con me e mi dice: guarda che io giocare in quel ruolo lì faccio fatica, Tino. E devo dire la verità, andammo in sede a parlare con Pippo Marchioro, che aveva convocato Aldo, e siccome io ero stato giocatore di Marchioro, che stravedeva per me, eravamo in tre a parlare e mi ricordo che Pippo disse: ma no, tu hai le qualità per poter giocare anche da mezzala, che poi, devo essere sincero, Marchioro lo voleva addirittura di ruotare da stopper. E io dissi: mister, non mi pare forse il massimo, insomma, perché stopper è un giocatore che ha questa spinta, però è l'allenatore. E perché il Milan aveva preso Boldini, sì, ecco, che era uno che spingeva sulla sinistra, e c'era stata questa cosa. Allora io dissi a Aldo, mi ricordo come se fosse adesso, perché io da più esperto, diciamo: non preoccuparti, perché giustamente un allenatore ha le sue idee, però vedrai che strada facendo si accorgerà che è più bravo, giocherà nel ruolo che merita. E così fu. Lui è stato tranquillo, giocò un paio di partite anche da stopper, uno o due, però dopo... Sì, io credo anche che il buon Marchioro avesse anche un po' strumentalizzato Aldo, nel senso che lui voleva togliere la maglia numero 10 del personaggio a Gianni Rivera, no? E quindi cercava... Lo ricordo, no? Veramente. Che Rivera giocava con la maglia numero 7 le prime partite. E mi ricordo che ero intervenuto, ma era un pur parlare in sede, certo. Viaturati, e io dico: Aldo, no, ma stai tranquillo, tu, se ti dici di giocare stopper, accetta, ma vedrai che poi le cose cambieranno. E fu così, perché poi alla fine venne fuori quello che lui era realmente. Poi arriviamo all'estate del 1982, dopo 11 anni di prima squadra, Aldo fa i conti come tutti noi con una retrocessione, sì, questa volta sul campo, non sì, dovuta ricordo, a vicende particolari, dovuta soprattutto a quello che accade, te l'ho raccontato Aldo, in Napoli-Genoa, sì, no, perché io, noi ci eravamo salvati. Io a Cesena vedo l'ultima partita, ecco, che noi ci eravamo salvati, però poi in Napoli-Genoa segna il gol del 2-2 faccenda. Il portiere Castellini sa quello che è successo in quella partita e naturalmente poi lui, davanti al suo specchio, con la sua coscienza, avrà parlato e affrontato questo tema fra sé e sé. Noi invece ci limitiamo alla cronaca, il Milan retrocede e inizia tutto un cambiamento, no? Con questa benedetta presidenza Farina. Sì. Cosa succede quell'estate lì? Aldo non si sente più al suo posto, cosa succede? Sì, c'era qualcosa che... non si sentiva più sicuro nel suo ruolo, era titubante, ecco, vedeva, perché in realtà erano cambiate le cose a livello dirigenziale, non si sapeva bene questo Milan cosa, che futuro avesse, e niente, poi lui è rimasto sempre al suo posto, dopodiché è arrivata... Ecco. La chiamata della Roma, no? La chiamata della Roma. Ecco, la Roma aveva fatto aveva fatto un investimento importante, Attilio, per... Aveva speso, Aldo aveva, mi pare, attorno ai 30 anni, sì, aveva speso, se non erro, attorno ai 650-700 milioni di allora. Che erano una bella cifra all'epoca, bella cifra. Parliamo del 1982. Tenendo conto che Aldo aveva nulla. Certo. Perché l'avevamo preso che era un bambino. Cioè praticamente ha giocato 10 anni nel Milan. Insomma, nel 700 Milan... milioni all'epoca i big costavano 2 miliardi. E fai conto che parliamo di 30 anni fa. I bomber giocavano, costavano 1,5 miliardi, due, no? E quindi 700 milioni sì, era, attorno a quella, era una cifra 80, molto importante. Sì, mi ricordo perché... E quindi Aldo va a Roma... Erano proprio soldi, non cambio di giocatore. Certo. Perché trova Lidl, sceglie Roma, È Lidl che lo vuole a tutti i costi, l'ha chiamato a casa, ti piacerebbe venire, lui devo dire era anche legato a Lidl perché Lidl lo sapeva prendere, lo conosceva bene e decide di andare a Roma, insomma, ecco. E devo dire che lui rinasce, evidentemente ritrova gli stessi stimoli di qualche anno precedente e fa molto bene perché lui ha fatto tanti gol con Gianni Rivera, però anche a Roma ne ha fatti 7 mi pare.
da uno che faceva, l'aveva dentro. Insomma, vincere, lui arriva a Roma e vince lo scudetto. Vince lo scudetto. No? Quindi insomma una bella ricompensa da parte del destino. È compagno di squadra di Carlo Ancelotti, che poi diventerà una grande bandiera qui al Milan. Falcao, che ha mandato appunto le condoglianze poco tempo, l'altro giorno. Era una grande Roma anche quella, Bruno Conti, questa gente qui. Insomma. Aldo è titolare, indiscusso. Sì, sì. Diventa anche un idolo dei tifosi? Sì, tantissimo, lo chiamano Aldone. Sì, sì, beh, diventa... quello lo chiamavamo già noi tifosi del Milan Aldone. Devo dire che... era visto, ha sempre giocato, anche l'anno successivo, che quell'anno dopo sfortunatamente non riesce a giocare la finale della Coppa dei Campioni con Liverpool perché era squalificato. Non c'era Aldo quella sera, le ha giocate tutte e l'ultima era squalificato la finale, e Lidon disse che era una grossa perdita, lo disse prima della partita, e così si peccato insomma. Fino a quando gioca nella Roma Aldo Attilia? Lui rigioca anche l'anno dopo e poi va a Firenze. Lui fa un anno anche nella Fiorentina. Quindi tre anni a Roma. Quindi nell'85 va, esatto, va nell'85 va a Firenze. Va a Firenze, fa un buon campionato, e quando mancano 4-5 partite si è rotto i legamenti del ginocchio. Ha avuto un infortunio molto serio, mi pare a Bari giocava. Ha avuto un infortunio, è stato fermo 5-6 mesi e devo dire che la Fiorentina si è comportata benissimo, sì, riconfermandolo, riconoscendogli l'ingaggio senza sapere se lui poteva, e ha giocato poco l'anno dopo perché poi lo volevano in C, in B, e lui ha deciso di smettere, dice no, io non voglio andare avanti a giocare. E poi si è stabilito a Roma? Poi si è stabilito a Roma, a Frigene, sì. Ecco, poi parleremo naturalmente del post carriera da parte di Aldo Maldera, che è stato ricordato da tuo nipote di recente. La notizia della scomparsa di Aldo ha raggiunto Andrea Maldera negli Stati Uniti, sì, al seguito della squadra, e Andrea Maldera ha voluto, nel ringraziare tutti i tifosi e tutte le persone che hanno inviato il cordoglio alla famiglia, ha voluto ricordarsi di suo zio. Lui forse l'unica piccola sfortuna che può aver vissuto dal punto di vista calcistico è stata quella di aver vissuto il Milan in anni dove il Milan è un po' in difficoltà sotto tanti punti di vista, organizzativo, societario e di potenza di società, di organizzazione, però come carriera lui veramente al Milan dalle giovanili fino alla Serie A ha fatto più di 300 presenze, ha fatto 11 anni in prima squadra, è stato capitano prima di Franco Baresi, quindi nel passaggio tra Gianni Rivera e Franco Baresi, poi andò alla Roma che lo volle l'idol ma a tutti i costi, quindi un altro figlio del Milan, diciamo, che se lo portò a Roma dove vinse un altro scudetto nell'82, ma sicuramente lui tutti ce lo ricordiamo a San Siro, sicuramente per uno, forse insieme a Facchetti è stato uno dei primi, il famoso terzino fluidificante si diceva, e fece veramente tanti gol, cioè non si ricorda veramente per quello, ma non perché era mio zio, ma era veramente un giocatore molto moderno per essere in quegli anni un difensore, diciamo, era proprio stato uno dei primi difensori ad offendere, ad essere molto, e ricordo sempre un particolare che nella finale di Coppa Italia vinta poi dal Milan, che fu l'ultima partita di Mazzola, e lui non marcava Mazzola perché Mazzola allora giocava quasi alla destra, e ricordo sempre che mio zio mi dice che a fine partita Mazzola gli regalò la maglia, ed fu la sua ultima partita di Mazzola, e si congratulò con lui perché riconobbe che in lui un grandissimo giocatore che poteva avere un grande avvenire, e così fu, quindi sicuramente è stato uno dei terzini, ovviamente insieme al grande Paolo Maldini, ovviamente, che in quel ruolo è stato forse l'esempio più alto nella storia mondiale, non solamente del Milan, ma sicuramente nel Milan come terzino sinistro. Credo che sia un onore per mio zio essere dopo Paolo, ecco. Ecco Attilio, credo bella, molto bella, che Andrea abbia, sì, lo ha descritto inquadrato pure nella giusta maniera Aldo, no? Sì, ecco, qui ricordo quella partita, loro misero Sandro Mazzola quasi sulla destra per evitare proprio gli inserimenti di Aldo, ma Aldo
Andava uguale. Di tanto. Senti, dopo la carriera, Aldo, perché, quali erano le sue inclinazioni più? Ma lui fece il corso a Coversano, prima di seconda, poi è riuscito a fare anche il master e ha incominciato ad allenare i giovanissimi della Roma, devo dire facendo anche bene. Poi è passato agli allievi, ha fatto anche la primavera, dove è arrivato in semifinale al titolo italiano, un paio d'anni. Dopodiché ha iniziato a lavorare per Fabio Capello, però ha iniziato a fare l'osservatore e non gli andava di girare per il mondo, perché lo faceva ad alti livelli, e ha incominciato così a imborghesirsi, usiamo questo termine. E poi, voleva stare vicino alla sua famiglia. Esatto, sì. E poi invece, adesso non ricordo il nome, quel terzino della Roma, pelato, Greco, giocava terzino destro, tramite lui è andato ad Atene e ha fatto il responsabile del settore giovanile, un'esperienza bellissima che proprio recentemente me la raccontava, e il suo futuro forse era nel settore giovanile. Lui piaceva. Della Roma? Sì. Ecco, lui seguiva ancora il Milan però, no? Molto, lui era milanciano, per dire, aveva il Milan, la sua vita, insomma. Ma non puoi dimenticare, quando parti da piccolo come noi tutti, ce l'hai nel cuore, insomma, anche se poi cambiano le filosofie, il modo di giocare, le dirigenze, però i colori sono sempre quelli. Io lo chiamavo spesso prima delle partite fra Roma e Milan a Roma, e lui diceva, sì, qui mi chiamano i romanisti, sono carichi, però attenzione, noi dobbiamo, no? Quindi il noi era riferito però devo dire che lui ha lasciato un bel ricordo anche a Roma. Certo. Le volte che andavo a trovarlo era rispettato da tutti, veramente, insomma. Ma credo che era difficile non voler bene Aldo, insomma. Ecco Attilio, naturalmente immagino voi della famiglia, ma anche per noi che siamo della famiglia in senso più allargato, sì, evidentemente, in senso lato, la notizia è stata dura e inattesa. Ma guarda, io mi trovavo a Coversano perché stavamo facendo un corso allenando i senza contratto, no? Insieme all'associazione calciatori rappresentata da Tommasi, e verso 1:30 circa del giorno 1 di agosto ricevo una telefonata dalla figlia che mi dice: papà è gravissimo. Dico, l'ho sentito ieri sera, e dopo 10 minuti mi richiama e dice: papà è morto. E scusami la pelle d'oca, okay. E allora io con i pantaloncini corti lascio tutto, devo dire anche Coversano, avevamo la finale del torneo Berzotta all'interno, Coversano si è comportato benissimo, ha bloccato tutto, sospeso tutto immediatamente, e mi hanno accompagnato a Roma e sono riuscito a vederlo dopo 2 ore e mezzo che era morto. E questo è l'uno. Il 3 gli hanno fatto l'autopsia. Sabato mattina abbiamo fatto il funerale a Roma, e dopo il funerale l'abbiamo portato a Milano, a Bresso, perché dove riposa mia mamma e mio papà. Devo dire che al funerale di Roma c'erano tanti rappresentanti, c'era Bruno Conti che ha posato una bella maglia della Roma sulla bara di mio fratello, c'era Nela, Bruzzo. E devo dire con rammarico, molto probabilmente è stata una dimenticanza, non c'era nessun rappresentante del Milan. Mi spiace tanto, perché, cioè, non tanto a me, sarà dispiaciuto a Aldo, sicuramente è stata una mancanza, perché non... e la stessa cosa si è verificata poi la sera a Milano. Comunque, a parte questo, io volevo ringraziare questi ex giocatori della Roma, compreso Novellino, Buriani, insomma, veramente a Roma c'era di tutto. Mentre a Milano non sono stati funerali, però arrivata la salma c'erano tantissimi tifosi anche a Milano. Ripeto, è rimasto un po' solo, però sono evidentemente... No, però io devo dirti... Sì, no, ma non, assolutamente non cambia nulla. No, devo dirti Attilio che Adriano Galliani si è messo in contatto con Andrea, si è messo a disposizione, noi, ma di cuore, con grande stato d'animo, sai che il sito ufficiale del Milan è stato riportato tutti i giornali, abbiamo ricordato tutto il nostro amore per Aldo. No, ma non è una polemica, è che molto probabilmente lui ci sarà rimasto male, si aspettava qualcuno. Su questo. Più che altro che non succeda per i futuri. Però ecco, no, a parziale scusante volevo proprio affermarti. Noi rimarremo e saremo sempre milanisti, ci mancherebbe. Il grande dolore
nostro per la scomparsa di Aldo e il grande amore di tutto il Milan, di tutti ecco, i milanisti. Poi anche per noi fratelli eravamo Gino, che è un po' il capo, diciamo, ogni cosa poi riferimento a lui, perché è il maggiore, il giocherellone, tu lo conosci meglio di noi, certo, a momenti. E siamo molto uniti uno con l'altro, ci siamo sempre aiutati, non c'è mai stata invidia tra di noi perché uno è più bravo o meno bravo. E per noi è una perdita grande, gravosa, perché non è morto il calciatore in casa nostra, ma è morto, certo, certo, è morto una persona che ci manca tanto, insomma, io ho il suo numero di cellulare che non cancello mai. Immagino Attilio, che naturalmente il vuoto sia grande. Anche che eravamo gli unici tre forse in Italia, sì, certo. Non so se nella storia, perché c'erano i sentimenti, ma erano cugini, parenti. Non lo so. Tre fratelli ad aver giocato tutti con la stessa maglia, è vero, è un grande record del quale siamo orgogliosi. E poi un saluto grande, e ci tengo a farlo, è mio papà e mia mamma, dove è un messaggio che do ai giovani, sai che a me piacciono i giovani, mi piacciono le scuole calcio, cioè, loro hanno sempre dato spazio al nostro gioco, non si sono mai intromessi più di tanto, volete giocare? Bene, ci hanno sempre controllato a distanza, ci hanno lasciato liberi di fare quello che volevamo. E quello che consiglio ai genitori attuali, quando avete figli che giocano, lasciateli liberi, non intervenite più di tanto. Insomma, una famiglia davvero con il calcio nel sangue, con il calcio sangue nel DNA. Io personalmente voglio andare avanti nel settore giovanili, proprio cercando di fare un calcio, di dare un messaggio a questi bambini che si affacciano al calcio in maniera veramente positiva. Ecco, questo naturalmente è importante. Ecco, Attilio, è stato anche per voi, diciamo, un duro colpo, perché di notizie preoccupanti sulla salute di Aldo non ne avevamo, non ce n'erano. Aldo è stato a Milano un mese fa circa, devo dire, lui non, era un pochino, mi diceva, non mi sento così, e molto bene, però niente, abbiamo fatto... A Milano ha fatto tutti i controlli che solitamente lui faceva, ha fatto l'elettrocardiogramma, una specie di check-up. Tutto bene, nessun problema, e poi quando è andato a Roma a un certo punto ci vedeva poco da un occhio, pochi giorni dopo aver fatto tutti i controlli, sì, va dall'oculista e gli hanno trovato un angioma sotto l'occhio. L'hanno operato, l'intervento è riuscito molto bene, perfetto, tutto ok. Dopo 2-3 giorni lui era già in piedi e poi è successo quello che è successo, che dicevo prima. Tutto all'improvviso, nel giro di una settimana, e adesso non so se c'è un legame tra intervento e non lo so, perché non... Questo naturalmente... Però a lui l'intervento, certo, ci dicono che era riuscito bene, non a caso era già in piedi. Insomma. Ecco, senti Attilio, il messaggio che lascia Aldo, no? La testimonianza, cioè... la lezione più importante qual è? La modestia, la misura, la sobrietà, perché cosa tutti noi secondo te ricorderemo, come ricorderemo ma senz'altro sicuramente Aldo? La cosa che colpiva di Aldo, che è un po' una nostra caratteristica, ma visto che lui era un personaggio anche di spessore, era l'umiltà, veramente, ecco, lui questa umiltà che a volte è anche eccessiva, no? E però lo ha contraddistinto veramente, proprio era umile, non riusciva, e poi aveva la tendenza a seguire i deboli, che aveva bisogno, a proteggere i bisognosi, sì. Lui, se c'era uno che ha bisogno, era sempre lì, lo aveva dentro, ma già da piccolo era così. Sì. Senti Attilio, una frase di Lidholm ad Aldo che ricordi, che Aldo ti ha raccontato? Sì, Aldo, io con Lidholm parlavo, perché spesso quando avevo tempo, perché a parte giocavo anch'io, ma magari io giocavo il mercoledì, andavo in ritiro a trovarlo, e Lidholm, perché l'ho avuto anche allenatore Lidholm quando eravamo, perché Lidholm è iniziato nelle giovanili, di conseguenza ci ha cresciuto tutti e tre. E quando Aldo faceva un grande gol, una grossa prestazione, ed era un momento proprio ottimo per lui, Lidholm diceva, no, tutto è normale, per tuo fratello giocare bene, fare gol così è una cosa normalissima, non fa niente di straordinario, lui fa qualcosa di straordinario quando non indovina la partita o sbaglia qualcosa, allora
però tutto, so, un gol bello per Lido diceva che era una cosa normalissima. Ecco, e quindi... E poi l'altra cosa diceva, tu quando giocava, era in piena forma, non allenarti troppo, che stare bene, quando non si sta bene bisogna... Ecco, quindi quando si sta bene non bisogna alterare lo stato di forma. Altri tempi, eh? Però il messaggio era... Era quello, insomma. Ecco, tu ci hai raccontato naturalmente il dolore di una famiglia dall'interno, il rapporto fra voi fratelli, le vostre sorelle, la famiglia Maldera, e naturalmente ci sono anche da parte di Aldo i parenti acquisiti nel corso della vita, nel corso del cammino. Sì. Ad esempio tua moglie Raimonda. Sì, che la saluto tanto perché è una donna stupenda. Ecco, tua moglie Raimonda, che al funerale di Aldo Maldera, alla fine, sì, è stata lei a ricordare. Sei insaputa, perché... con una lettera Aldo Maldera. Allora facciamo una cosa, io leggo alla fine di questa edizione di Terza Pagina questa lettera. Attilio, per il momento ti saluto e ti ringrazio. Grazie a voi, grazie soprattutto. Grazie ad Attilio Maldera per essere stato qui con noi. La tua somiglianza con Aldo è impressionante, a me sembra. Sì, ma veramente. Per larghi, per larghi tratti della trasmissione, di avere ancora qui assolutamente Aldo. Io voglio leggere agli abbonati a Milan Channel quello che la signora Raimonda, la cognata di Aldo, la moglie di Attilio Maldera, ha letto al funerale di Aldo Maldera. Siamo qui non per ricordare, ma per non dimenticare Aldo Maldera. Quando ieri ci siamo ricongiunti con Attilio fra le lacrime, ha detto ai suoi figli: difendete il nostro nome sempre con onestà e fierezza. Noi tutti in questa dolorosa perdita avevamo perso l'idea di chi era il nostro Aldo, abituati a vederlo sempre così discreto, con la voce che un po' si perde e con la paura di non essere gentile con chi aveva di fronte, non abituato alla critica e sempre preoccupato di rispettare il prossimo. I giornali, i blog lo hanno descritto in modo autentico, ce lo hanno fatto sentire come lui è. Una persona per bene, non amante della prima fila, lontano dai microfoni. Quando veniva intervistato, ringraziava sempre. È importante che i primi a ricordarlo come campione gentiluomo siano le mogli della famiglia, i fratelli, i figli, i nipoti, perché noi tutti come famiglia Maldera, ancora nello sport, a contatto con i giovani, dobbiamo portare avanti i valori che lui ha trasmesso calpestando il campo erboso. La forza, la tenacia, il coraggio, la dedizione e soprattutto la passione, che vuol dire autentico amore per quello che si fa. Ecco, questo sarà il nostro impegno per riconquistare quel decimo gol annullato quando hai vinto la stella. Sì, saremo pronti a fare quel gol nella vita. Grazie campione gentiluomo, siamo tutti qui per amarti e accompagnarti, non vogliamo che tu abbia paura, noi non ti lasceremo mai, grazie a tutti per essere qui a nome della famiglia Maldera. Ed è così che abbiamo voluto trasportare tutti gli abbonati a Milan Channel questa porzione molto importante, questo spicchio molto importante della famiglia rossonera, dentro l'estremo saluto ad Aldo Maldera. Grazie per aver seguito questa edizione di Terza Pagina in ricordo di Aldo, e naturalmente ricordando Attilio, ricordando Gino, ricordando il nostro amico Andrea, un buon proseguimento con la programmazione del canale.